Vi faccio una domanda: quanti di voi conoscono lo youtuber di nome MrBeast? Sì, questo ragazzo bellissimo che vedete proprio alla mia sinistra o alla mia destra. Beh, per chi non lo conoscesse, è uno youtuber che ha 163 milioni di iscritti. E guardate le visualizzazioni dei suoi video: 130 milioni, 150 milioni, 90 milioni, 200 milioni. Insomma, fa nettamente molte più visualizzazioni rispetto a me. Ma tranquilli ragazzi, cioè non mi interessa superare MrBeast. Prego, fatemi fare più views di lui. A parte gli scherzi, sono a Dubai, raga. Bene, proprio oggi, grazie a Deliveroo, andremo ad ordinare i suoi panini. Perché sì, ragazzi, vende sia cioccolata, ha una catena di fast food tipo grandissima, assurda, di nome MrBeast Burger. Adesso i panini dovrebbero presentarsi così. Cioè, guardate, raga, guardate che roba. Io direi che questo qua, a differenza di un McDonald's, sembra molto, molto, molto più buono. Mamma mia, mai dire mai. Perché adesso, senza perdere tempo, effettuiamo l'ordine e facciamo una recensione test di questi MrBeast Burger. Ok ragazzi, eccolo qua di fronte ai nostri occhi, MrBeast Burger, votato solamente 3.9 stelle. Ok, sta roba un po' mi puzza, perché pensavo, diciamo, un 4.5 4.3, però vabbè, facciamo finta di nulla. Questi sono tutti quanti i panini a disposizione. Abbiamo un Beast Style Burger Combo, che sembra interessante. Fatelo vedere, è una combo, ragazzi. Cioè, praticamente il panino, patatine e Coca-Cola. Oppure abbiamo un chicken sandwich combo, dove c'è panino, naturalmente, con del pollo, patatine e Coca-Cola. Ora, raga, sono un po' indeciso. Abbiamo... MrBeast ha dato come nome ai panini il nome suo e dei suoi collaboratori, perché Chris è praticamente un ragazzo che fa video con lui, e anche Cars. Ma probabilmente oggi vado molto tranquillo, ragazzi, su questo primo menu, Beast Style Burger Combo. Mettiamoci, vediamo un po', no, bacon non lo voglio, lattuga non lo voglio, non serve. Mettiamo no dice white onion, perché a me, ragazzi, purtroppo le cipolle non mi piacciono, quindi togliamo questa cipolla tipo dolce. Selezioniamo delle crinkle fries, che dovrebbero essere delle, non lo so ragazzi, delle patatine normalissime, oppure aggiungendo due head abbiamo delle beast style fries. Ok ragazzi, proviamo queste qua, perché voglio provare tutto quanto a tema MrBeast, dato che dovrebbe essere uno dei panini più buoni di tutto quanto Dubai. Continuando, dobbiamo selezionare la nostra bevanda. Mettiamo una Pepsi, anzi mettiamo acqua, raga, perché sta Pepsi fa veramente schifo. Aggiungiamo al carrello e, signori, ha semplicemente 61 head per un totale di 68.55. e adesso andiamo a fare conversione con l'euro. Vi dico subito quanto è: 68 e 55 sono 16 euro e 89 centesimi. Ordiniamo questo MrBeast Burger e aspettiamo che arriva direttamente a casa. Hi bro. Hi. Thank you. Can you say hi to my vlog? Hi. Thank you bro. Thank you. Signori, eccolo qua di fronte ai nostri occhi. Guardate come si presenta tutto quanto il pack MrBeast Burger. Lo abbiamo adesso. Il totale è stato alla fine di 56 head, quindi abbiamo risparmiato perché c'era una specie di sconto. Andiamo subito a togliere questi scontrini da qua. E signori, guardate quanto caspita è figo. Non ci posso cadere. Ci vuole solamente una mano ed è difficile. Stiamo parlando dell'hamburger dello youtuber più famoso in tutto quanto il mondo. Adesso vediamo cosa si presenta qua all'interno. Troviamo dei fazzoletti, che naturalmente andiamo a mettere qua, del ketchup normale, non è brandizzato MrBeast. Poi abbiamo qua la prima scatola, ok, dove dovrebbe esserci il panino MrBeast Burger Beast Style. Che figata, raga, è fatto bene. Comunque la scatola ci sta, è molto molto carina. Qua troviamo dei biscotti che ho comprato, presumo, sì, guarda, raga, che roba, mio Dio, appoggiamola qua. Successivamente c'è la bottiglietta d'acqua, che vabbè è messa in uno scatolo, raga, normalissimo. E infine quest'altro pack, che non so cosa ci sia all'interno, probabilmente le patatine. Sì ragazzi, guardate, hanno messo proprio l'icona delle patatine e poi della maionese, che naturalmente non ci interessa. Adesso buttiamo via questa scatola e vediamo un po' le patatine innanzitutto come sono fatte. Ora un secondo, perché ho solamente una mano, ragazzi, e mi viene un po' più difficile scartarlo. Ma ecco qua, ecco qua, ok. È molto oliosa la scatola, diciamo che... Oh mio Dio, raga,
no. Questo che caspita è sta roba, raga, mio Dio. È tutta quanta oliosa, unta, ma che caspita. Ok, non me l'aspetto. No. Se devo essere proprio sincero, le patatine non me le aspettavo così tutte inzuppate di maionese, cetrioli, ketchup. Raga, mi viene un po' il disgusto, se devo essere proprio sincero, eh. Però vabbè, magari il panino può essere, diciamo, meglio. Vediamo un po', ragazzi, lo apro. Io spero, iddio, che questo panino sia buono. Vediamo, raga, ok. È incartato dentro della carta stagnola. Togliamo da qua. E si presenta così, ragazzi. Vediamo, io prego che sia buono. Appoggio direttamente il telefono qua, raga. E le patatine, vi dico la verità, non mi ispirano. Cioè, devo essere sincero, non mi ispirano. E l'hamburger, eccolo qua, ragazzi. Adesso io sono un attimo triggerato, perché avermi trovato le patatine in quel modo non mi è piaciuto tanto. Ma l'hamburger, raga, non ho idea di cosa. Vediamo. Ok, raga, l'hamburger sembrerebbe essere buono. Adesso vado a provarlo senza perdere tempo. Do un morso al volo. Vediamo un po' com'è, vado, eh. Un secondo, raga. Oh mio Dio no. Sono i cetrioli, ragazzi, aspettate. Io odio i cetrioli. Fatemi un secondo buttare questi cetrioli qua, raga, che schifo. Ok, riprovo a dare un morso, vediamo un po' adesso. Raga, vediamo anche le patatine. Sono piccanti le patatine, eh. Non so, raga, non ho idea, non so che dirvi. Non è malissimo, ma non è neanche top hamburger. Guarda, raga, è una roba che potrei fare tranquillamente io a casa. Se posso essere sincero, prendo due fatti di hamburger, ketchup, maionese e le metto là. Per il prezzo che abbiamo pagato, ovvero 17 euro, non so se li vale. Ma fatemi arrivare almeno a metà panino, così mi faccio più o meno un'idea. L'hamburger, raga, più o meno ci sta. Le patatine, raga, sono uno schifo, inzuppate in questa maionese, fa veramente veramente schifo. Ma va bene lo stesso. Diciamo che ci potrebbe stare, raga. Vi dico la verità, saprei. Sono un po' indeciso. Patatine molto piccanti, inzuppate, mi hanno disgustato. Per me i cetriolini non mi piacciono, raga. A me i cetriolini mi fanno proprio schifo. Però mi aspettavo di meglio. Se posso essere sincero, mi aspettavo di meglio, raga. Apriamo anche l'acqua, raga, perché mi sta venendo un po' di sete. Vediamo, acqua non è mai vista, ragazzi. Acqua fina. Qua a Dubai comunque è molto 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 poco costosa. Per fortuna, ragazzi, è arrivata fredda, quindi ci sta. Dai, già il fatto che l'hanno mantenuta fredda e non si è riscaldata può essere un punto a favore. Adesso vado a rimuovere l'altro cetriolino, che a me fa veramente veramente schifo, raga. E finiamoci quest'altra metà panino. Quasi finito, ragazzi, mancano solamente due, tre bocconi. E nel mentre sto cercando qualche patatina che non sia inzuppata di cetrioli, ketchup e maionese. Thank you.